fate a controllare che le macchine non solo funzionino bene, ma funzionino rispetto alle regole? Vorrei ripartire proprio non dalla norma, ovvero dal fatto che il legislatore ha già previsto quello che poi Sogei, in supporto di AMS e in accordo con AMS, sta facendo e che ormai è noto come il processo di verifica di conformità e di collaudo di questi sistemi. Il ormai noto a tutti decreto Abruzzo recitava già, per quanto riguarda le QLT, attuare una completa sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti e dalla restituzione di vincite non inferiori all'85% delle somme giocate. Quindi nella mente del legislatore ovviamente esisteva già un sistema che privilegia il controllo centralizzato del gioco, quindi come diceva il direttore Tagliaferri, il gioco è controllato e tutte le videolotterie sono online, real time, collegate e controllate dal sistema centrale del concessionario, quindi dal sistema centrale della piattaforma di gioco. A seguito del decreto Abruzzo, il decreto delle regole tecniche non ha fatto altro che definire quindi i requisiti che ciascun sistema di gioco avrebbe dovuto avere dal punto di vista tecnico, i requisiti dei giochi offerti ed ha decretato le cosiddette modalità di sperimentazione con l'auto. Sperimentazione soprattutto nella fase iniziale, il decreto Abruzzo, stiamo parlando quindi di aprile 2009 e quindi già nella fine del 2009 AMS e Sogei hanno immaginato e descritto e pianificato il percorso di sperimentazione e collaudo dei primi sistemi. La sperimentazione in realtà è iniziata alla fine del 2009, intorno a novembre. I concessionari in quel momento presenti hanno presentato sperimentazione alcuni sistemi, alcune piattaforme di gioco e il processo di sperimentazione è iniziato nei laboratori che Sogei ha appositamente allestito a questo scopo, laboratori nei quali risiedono tuttora i vari sistemi di gioco dei concessionari che siano stati già verificati e collaudati, ovvero di cui è in corso la verifica di conformità e collaudo. La sperimentazione è durata diversi mesi, come diceva il direttore Tagliaferri. Siamo partiti effettivamente verso ottobre-novembre del 2009 e si è conclusa ufficialmente ad aprile 2010. Cosa facciamo durante la verifica di conformità e quindi sperimentazione? Viene verificato che tutte le componenti del sistema di gioco presentato siano conformi ai requisiti dati. Requisiti ovviamente di sicurezza nella trasmissione dei dati e nella protezione dei dati dalla singola QLT al sistema centrale e al sistema di controllo di AMS. Verifica dei requisiti che il sistema abbia un estrattore di numeri casuali effettivamente casuale e quindi certificazione del random number generator che risiede nel sistema centrale del concessionario. Certificazione che ogni singolo gioco abbia le caratteristiche richieste dal decreto, ovvero che in termini di restituzione non sia inferiore all'85%, e laddove ci siano matematiche particolari all'interno del gioco, che queste matematiche siano ovviamente ideate, scritte nel rispetto delle regole definite dal decreto delle regole tecniche. Questo viene fatto nei nostri laboratori in Sogei, ovviamente le modalità sono le modalità classiche di una verifica di conformità di un sistema, ovvero c'è un'analisi documentale di quello che viene presentato dal concessionario. C'è un'ispezione effettiva dei codici sorgenti che risiedono e che sostengono il realizzato il sistema. Particolare attenzione ovviamente viene dedicata all'analisi e certificazione dell'estrattore di numeri casuali. Sogei fa questa verifica attraverso dei software proprietari appositamente sviluppati e quindi viene verificato, nonostante il concessionario abbia l'obbligo di presentarsi con una certificazione già fatta del generatore numero casuale,
particolare attenzione viene ovviamente dedicata a questo argomento in quanto, essendo un sistema centralizzato, i cui esiti dei giochi derivano dal sistema centrale, ovviamente potete capire tutti che è il cuore della, del sistema. Tu sei preso un peso che troppo, ma le macchine, i terminali, sono dei terminali stupidi che non possono fare altro che eseguire il gioco o possono essere in qualche modo toccate nella, nell'esecuzione del gioco? E se venissero toccate, il sistema centrale registrerebbe l'anomalia? Sì, allora, definire i terminali stupidi mi sembra un po' esagerato, però sicuramente sono terminali che operano e lavorano grazie al fatto che il sistema centrale trasferisce in tempo reale, come dicevo prima, sul sistema di sala, ove esiste, ma in alcuni casi non esiste, e poi sul video terminale le informazioni necessarie al gioco, cioè l'esito del gioco, il gioco che viene installato, che quindi in quel momento può giocare, viene costantemente, l'esito del gioco viene erogato real time online ogni volta dal sistema centrale. Il gioco viene scaricato dal sistema centrale e viene costantemente monitorato che quel gioco sia nella configurazione in cui è stato certificato. Okay. La verifica di conformità, ovviamente, oltre a riguardare tutta una serie di controlli e verifiche strettamente tecniche, si preoccupa anche di verificare e controllare che qualunque tentativo di intrusione, per rispondere alla sua domanda, sia quantomeno intercettato dal sistema di controllo. Quindi una banale apertura dello sportello della macchina, una manomissione del cassetto in cui entrano ed escono soldi, entrano soldi, possono uscire ticket per la vincita, viene costantemente monitorata e registrata sul sistema di controllo del concessionario, prima di tutto, e sul sistema di controllo di AMS. Queste sono prove e verifiche che vengono fatte durante la verifica di conformità. Quindi si agisce come se qualcuno volesse violare effettivamente. Quindi fatta la verifica di conformità, comunque tutto resta sotto controllo, cioè c'è una forma di controllo permanente. Costante. La verifica di conformità viene effettuata sul sistema e viene lasciato il certificato. AMS ha definito tra l'altro anche quelle che sono le regole di upgrade e di modifica di questi sistemi. Ovviamente stiamo parlando di sistemi di una complessità notevole, sono quindi soggetti anche a modifiche continue. AMS ha definito anche quelle che sono le regole di upgrade. Questi sistemi non possono essere modificati dai concessionari in modo autonomo, ma deve essere comunicata e quindi richiesta ad AMS l'autorizzazione per una modifica del sistema. Viene, a seconda del caso, effettuata una mini verifica di conformità, un mini test e un collaudo, e il sistema rientra in gioco con un certificato diverso, cioè è un sistema in cui quindi si tracciano anche le varie versioni che i sistemi hanno. Grazie per essere aperto.